prima. Dice bene il signor Raimo, magari sta finale che si inizia senza l'organizzazione, ma li perdoniamo, essendo ambo le squadre padrone di casa, di fronte padri e figli, di fronte il celeste e il rosso, il bene e il male, di fronte la Real Poggio, appunto in maglia celeste, e alla mia destra con i cugini Coppola, che capitano e vice capitano dei Diavoli Rossi, vincitori della Meistertel. Coppola, Leto subito, che para e si fa trovare preparato. Germoglio contrastato bene da Caleo, dicevo, autori entrambe le squadre di un ottimo torneo, di un ottimo campionato, mai in dubbia la posizione. Prima in club, che parata di Coppola intanto qui, bola Coppola sul tiraccio da fuori di Manes. Dicevo, mai in dubbio la posizione dei Diavoli Rossi, che hanno vinto il loro girone e hanno vinto anche appunto il campionato, la Meistertitel Krone, giungendo primi con il girone composto da Bayern Monaco, capitanato da Mario Cerchio, Cafeteros, capitanato da Emilio Valvo, e All Stars prima, e poi la Real Riso di capitan Francesco Riso, neo iscritta al Crone. Per quanto concerne invece quella della Real Poggio, beh, campionato altalenante, hanno trovato buona gloria con le prestazioni di Bianco, con i gol di Loffredo, le buone prestazioni di Cancellieri e di Raimo, che adesso pressa e commette fallo qui. Dicevo, gli uomini della Real Poggio hanno svolto un torneo altalenante. Prima si pensava che comunque non si riusciva a giungere in finale, invece settimana scorsa hanno portato a casa la Pokal Krone, la Coppa, contro una buona partita contro la Garden, 0-0 fino ad un certo punto. Ecco qui la rete dei Diavoli Rossi, 1-0, ha segnato il numero 8, eccoci qua, mentre chiacchieravo e mentre vi spiegavo la... spiegavo i relativi campionati. Real Poggio privi di Bianco, Loffredo, Cancellieri, c'è cioè Manes, Gaccavale, Germoglio numero 10 e Raimo numero 9. Proprio Manes, 5 contro 5 questa partita, perché neanche i Diavoli Rossi hanno sostituzioni. Caliò, Coppola, finalmente, perché c'è il quasi, non c'è il sole, ma quasi. Cavale, la bomba da fuori, fuori e da fuori. Caliò, palla che arriva in qualche modo all'ala destra, Germoglio, Savì, Leto lo fa cadere, ma appunto non c'è fallo. Coppola da solo per Caliò, col sinistro ancora per Savì, il pallone è in mezzo, ma c'è Germoglio senior che controlla questo pallone. Passaggio filtrante, Coppola esce dai pali e Savì recupera questo possesso, controlla con l'esterno, evita Raimo, avanza, passa Coppola al lato destro, Germoglio centralmente, il tiro di sinistro, la deviazione di Raimo, Leto para senza problemi, passa ancora a Raimo, raso terra in avanti per Caccavale, anticipato da Caliò, che si tocca la testa. Caliò è stanco, Caliò in mezzo a due, Raimo riesce ad andare avanti, scivola, palla per i celesti, Caccavale ancora, laterale per i celesti, Caccavale però sbaglia e Raimo si arrabbia, contropiede dei Diavoli Rossi, Germoglio, Coppola col tacco, ancora Coppola, Germoglio, Savì, il tiro di Savì, la parata di Leto,
Non è calcio d'angolo, Manes spara via in rimessa laterale. Scrivere hanno iniziato. Pallone in mezzo, rimessa laterale per la Real Poggio. Germoglio col sinistro, passa a Raimo, Germoglio sale, Raimo non lo serve, Raimo tira! C'è una deviazione, calcio d'angolo, l'ha toccata Coppola. Il signor Ilardi indica il punto di battuta. Andiamo vicino a Capitan Germoglio che coraggiosamente indossa una maglia a maniche lunghe. In mezzo per Manes che tira ma viene murato. Coppola per questo contropiede, esce Leto! Savi! Traversa di Savi, Leto con la testa, la tocca! Non è Savi quello lì, era Germoglio, questo è Savi. Palla in mezzo, Coppola con la testa, Leto è attento e in più di due tempi para. Caccavale cambia campo. Tu non puoi sbagliare. Adesso è Savi a toccare il pallone per Coppola a destra. Centralmente per Caliò. Buona il pallone col sinistro. Savi si coordina al tiro e prende il palo. Stavolta l'abbiamo visto, stavolta era Savi. Non ha sbagliato. Troppi palloni in campo, troppi raccattapalle che non si riescono a coordinare bene. Savi, questo è Germoglio. Germoglio l'ha toccata, l'ha tirata anzi. Aiuto, facete bravo con pallone. Caliò, Raimo mura bene questo pallone. Entra Guido Bianco. Guido Bianco, hai fatto tardi? Tardissimo. C'è un po' di confusione. Savi, il tiro da fuori. Ma questi... e voi invece? Noi siamo fuori. Io vigilo. Prima qua la polizia municipale. Leto il passaggio di Manes lungo, c'è Germoglio che aggancia bene, Germoglio contro Coppola, Germoglio in qualche modo mantiene il possesso, passa in qualche modo all'indietro per Manes, ma viene contrastato e anticipato da Savi che passa il pallone fuori. Intanto Bianco si allaccia agli scarpini, Real Poggio con un uomo in più, Raimo che bel controllo con l'esterno, però Savi lo butta fuori il pallone. Germoglio in qualche modo col sinistro, Germoglio si coordina al tiro ma non riesce a tirare. Caccavale trattiene per un attimo Savi dalla maglietta, Raimo vuole il cambio ma Bianco è pigro. Germoglio contrastato da Raimo, Raimo supera il centrocampo, il tiro di Raimo, non c'è deviazione, rimessa dal fondo. Bianco si alza dalla panchina, entra in campo ed esce Capitan Germoglio. Germoglio una battuta al volo, ma questa maglia a maniche lunghe? Per smaltire. Risposta più che giusta. Coppola in mezzo per Germoglio che segna il 2-0. Real Poggio zittito con il tanto pubblico presente. Indegni i genitori dei figli. 100.000 spettatori a Real Poggio, fotografati dalla fotografa Colucci che rischia una pallonata. Bianco tira, Coppola non la fa uscire in calcio d'angolo, per cui è rimessa laterale. 2-0 dei Diavoli Rossi contro la Real Poggio. I figli battono i genitori, i piccoli battono i grandi. Bianco cerca la porta ma è rimessa dal fondo. Non sarebbe stato valido il gol, ma Bianco, che è un giocatore esperto, sa che non sarebbe stato valido, avrà provato di sicuro una deviazione. Manes, diciamo la verità, la Real Poggio sta cercando
questo vantaggio, sta cercando il gol, ma è in svantaggio più o meno immediatamente, perché i Diavoli Rossi, ecco, giocano di velocità, giocano di contropiede, mentre la Real Poggio è più brava a gestire il possesso e a fare delle manovre più armoniose rispetto ai biancorossi. Per esempio, ecco, c'è Raimo che sta giocando a tutto campo. Bianco sale, appunto, supera il centrocampo, ma il pallone arriva in qualche modo a Germoglio, che passa a Savì, non c'è fallo qui. Germoglio, il tiro murato da Bianco. Coppola con i piedi per Caliò. Coppola, ancora Coppola, allarga per Savì, controlla col destro, contrastato da Raimo. Entrano in area, apre anche la porta Savì. Fondo, Caliò battuto, Caliò sale, palla in mezzo per Germoglio, Germoglio il tiro, fuori. Caccavale sbaglia il controllo, Savì. Germoglio, il passaggio per Caliò è troppo corto, contropiede Caccavale in mezzo, Coppola con i piedi, Mario Coppola col petto, Luca Coppola con le mani. Germoglio non è uscita, pallone in mezzo, Caliò, Leto vola. Raimo, com'è che state perdendo? Mancano. Vai, vai, vai tranquillo. Calcio d'angolo in mezzo, difesa addormentata sulla terza rete dei Diavoli Rossi, siglata dal numero 8 Savì. Difesa colpevole su questo calcio d'angolo, dimenticate tutte le marcature. Bianco, il tiro svogliato di Bianco. Guadagna una rimessa laterale. All'indietro Caccavale, Manes allarga per Caccavale, allarga per Manes. Passaggio per Bianco, troppo lontano, Bianco non ci arriva. Germoglio cerca di applaudire l'impegno. Savì con la spalla, con classe, costringe però il portiere Coppola ad uscire tanto dai propri pali. Coppola, Savì, lancio raso terra, Manes anticipa Germoglio con la testa, Bianco non la fa uscire con la testa, Manes anticipa Germoglio ma la fa uscire. Germoglio con la sola, controlla, evita Manes, evita papà Germoglio, anzi chiedo scusa, ho visto male. Leto, dribbling rischioso di Leto, ma efficace. Germoglio controlla col sinistro, Germoglio sale, il tiro di Germoglio, la deviazione alla rete di Alfonso Germoglio, capitano e anima di questa squadra. 3-1, Savì si complimenta e i bimbi esultano e Colucci ride. 3-1, Savì, Germoglio, Coppola, ancora Savì per la con il sinistro, controlla all'indietro col destro verso Caliò, passa col sinistro per Germoglio, centralmente per Coppola, indietreggia per Caliò, il lancio lungo di Caliò, anticipa Caccavale, Manes non riesce a controllare. Stop di Colucci, lo segnaliamo. Coppola a centrocampo, Caliò col sinistro, braccato in mezzo a due, pallone che arriva a Savì, Savì entra in area, Savì, 4-1. 4-1 di Savì. C'è un fallo di mano, dice Bianco. Germoglio all'indietro, Manes pressato in mezzo a due, Manes con la testa, Caccavale in qualche modo, laterale per i biancorossi. Traversa, non è gol.
Germoglio controlla col sinistro, col destro passa a Manes, Manes bianco, scende bianco, evita Caleò, evita anche Savi, guadagna una rimessa laterale. Germoglio, troppo frettoloso questa rimessa, Germoglio passa a Bianco, Bianco si accentra, contrastato da Savi, Bianco! Fuori! Calcio d'angolo. Ah no, non è calcio d'angolo, chiedo scusa. È rimessa dal fondo, batte Coppola per Coppola, al centro per Savi. Savi rallenta il gioco, passa Germoglio, di prima per Caleò, vede Savi cal... Allora, ha visto Coppola salire, non era Savi, ma... C'è... Capi, calmati, non c'è bisogno che urli. No, no, non ti preoccupare, io ti sento, ma se urli non ti tengo in considerazione. L'urlatore Savi in mezzo a due. Bianco. Bianco col sinistro cerca di aprirsi il giusto spazio per tirare, lo fa, c'è Coppola attento che devia in calcio d'angolo. Batte Manes. Bianco. La bomba di Bianco! 4-2 di Bianco! Si è svegliato Guido Bianco! Guerriero della squadra! I bimbi esultano con la coppa che non è loro in mano! Esce Caccavale, entra Raimo! Miglior formazione in questo momento per la Real Poggio con Raimo e Bianco, Manes e Germoglio in campo, naturalmente con Leto, irremovibile tra i pali. Raimo supera adesso il centrocampo, passa a Germoglio che di prima passa col sinistro, Raimo! Tiro al volo, palla fuori. Colucci ride. Perché ridi, Colucci? Rido perché i bimbi sono esauriti. Bimbi esauriti. Manes contrasta non fallosamente Savi, che si rifiuta di dare il 5 a Manes. Raimo si arrabbia. Caleò. C'è una palla in movimento non segnalata da Mister Ilardi. Finale sentita questa qui. Coppola col tacco di prima. Germoglio viene anticipato da Germoglio Alfonso. Germoglio, il passaggio per Bianco, troppo lungo, Bianco si arrabbia, rimessa laterale per i diavoli rossi, battono adesso Caleò, lungolinea per Germoglio, Leto non esce, il pallonetto, il palo, Leto la para. Germoglio, terzo palo dei diavoli rossi, Germoglio difesa schierata, tira da fuori, non c'è deviazione, fondo, Raimo si arrabbia e non cede il pallone, lo fa adesso, che per Coppola che passa a Mario sulla destra, centralmente per Caleò, allarga il gioco ma Coppola non lo segue. Germoglio, Bianco contro Coppola, supera il centrocampo Bianco, costretto ad indietreggiare, col destro passa a Raimo che controlla, cambia fascia per Germoglio che di prima passa col destro. Non c'è fallo, si continua. Germoglio, Leto con la mano di richiamo. Bianco contro Coppola, passa col destro, non c'è deviazione, rimessa laterale dei diavoli rossi. Rimessa dal fondo. No, no, ancora rimessa laterale. Coppola, per Luca Coppola. Lancio lungo. Germoglio, papà lo contrasta. Caleò controlla col sinistro, evita Raimo che lo strattona. C'è fallo qui, calcio di punizione per i diavoli rossi. C'è Savi sul pallone. Chi è che non si deve far ammonire? E chi è? Fulvio. Numero 2, Bianco. Lo so che... Savi. Il tiro di Savi. Fuori. Bianco. Palla lunga per Raimo che si coordina benissimo e non trova la porta veramente di poco.
Laterale per i celesti. Germoglio contrastato, Germoglio arretra, passa a Leto e mantiene il possesso. Leto non può prenderla naturalmente con le mani. Raimo al volo per Bianco che stoppa bene e mette a terra. Passa a Raimo che rincorre il pallone ma non ci arriva, palla fuori, laterale per i biancorossi. Caleo chiama la distanza, Raimo indietreggia. Palla lunga di Caleo, Leto esce bene con le mani. Si porta un po' il pallone in avanti con i piedi. Controlla quest'uscita dal campo Savi. Adesso riceve il pallone dal suo portiere. Pallone lungo, Manes, buono il controllo di testa. Raimo di prima, Germoglio stoppa bene col petto. Col tacco per Bianco. In mezzo col destro per Germoglio. Pallone che arriva a Coppola e spara via il pericolo di questo attacco biancoceleste. Leto, Bianco, Manes, Bianco, il tiro di Bianco murato da Coppola. Manes in mezzo per Bianco, Raimo in qualche modo contrastato da Caleo, non c'è fallo, Caleo in mezzo passa a Savi. Germoglio, sale Germoglio, contrastato da Raimo, ancora Germoglio passa a Savi, in mezzo per Caleo, col sinistro Caleo, Raimo blocca e spara via con i piedi. I cugini Coppola controllano quest'uscita dal campo. Coppola, pallone alto, Manes di testa, la devia in rimessa laterale. Laterale completamente sbagliata da parte dei Diavoli Rossi. Bianco a digiuno, passa a Raimo, chiede l'1-2 Bianco, lo ottiene adesso, Bianco controlla col destro, si porta il pallone sul sinistro, deviazione di Mario Coppola, palla che va in calcio, in rimessa laterale, chiedo scusa, pallone vicino per Bianco, pallone in mezzo, Raimo, il piattone destro, Bianco si arrabbia, così come si arrabbiano i bimbi in panchina, 1-2 tra Savi e Germoglio, contrastato da Manes, baluardo difensivo, Coppola, Leto con i piedi, dall'altro lato Raimo non aggancia questo pallone, Caleo chiama il cambio Raimo, Coppola passa a Savi, Bianco contro Coppola, Bianco l'uscita di Coppola con i piedi, Savi controlla questo pallone col destro, c'è Germoglio che vuole il pallone, raso terra per Coppola che controlla, Leto esce, non commette fallo Coppola, quarta traversa dei Diavoli Rossi, Luca Coppola si arrabbia tantissimo, si dimena. Ecco, Bianco sbaglia il passaggio, Bianco, Manes non lo segue, spallata di Bianco per Caleo, Germoglio un altro palo, Bianco pallone in avanti, Raimo, ah no non è Raimo, Germoglio, Germoglio, Manes, Germoglio, il tiro di Germoglio, parata di Coppola, Mario per Coppola, per Savi. Pallone raso terra contrastato da Caccavallo e Germoglio, fine del primo tempo. Caleo, ti lascio riprendere fiato? Caleo, state conducendo ma gli avversari non sono domi e non naturalmente vogliono portare loro a casa questa coppa. Voi come intendete contrastare i continui attacchi dei Real Poggio, dei grandi? Sì. Questa partita è equilibrata. Siamo passati subito 4 gol in vantaggio, però loro sono stati bravi a riprendere. C'è da dire anche la sfortuna dalla nostra parte. 4 pali stasera. Tutti pali. Vediamo di aggiustare la mira nel secondo tempo e cerchiamo di comunque giocare bene in difesa. Un saluto al saggio numero 93. Inquadriamo l'intervallo di ambo le squadre. Inquadriamo i Diavoli Rossi. Inquadriamo anche la Real Poggio seduta in panchina. Germoglio che
tiene a bada i suoi. Siamo 4-2. State 4-2, portiere. Mario, 4-2. Ma la partita non è fissa, c'è poco tempo. Giochiamo. Dai, ragazzi. Mario! Inizia il secondo tempo. C'è il cambio campo. I bimbi si siedono. Bimbi, sedete? No. Manes dovrebbe fare buona guardia. Manes è troppo stanco. Se ne va Manes. Mi lascia solo. Alzano la coppa. Alzano le bottigline. Inizia il secondo tempo tra Real Poggio e Diavoli Rossi. Svarione difensivo dei Diavoli Rossi, possesso che è già dei Real Poggio. Raimo 1-2 con Bianco. Caleo però gli ruba il possesso. Coppola velocemente per Germoglio. Coppola sale a destra, Germoglio lo vede. Germoglio passa adesso a Coppola in mezzo. Caccavale anticipa tutti. Germoglio. Guido Bianco di prima. Savi, Mario Coppola, Savi, Germoglio non tira inspiegabilmente, Raimo per il contropiede, Raimo passa a Bianco, pallone che scorre fuori. Savi, Germoglio, che azione tra Germoglio e Savi. 5-2 il parziale all'inizio del secondo tempo tra Diavoli Rossi e Real Poggio. Manes, è uscito Germoglio intanto. Raimo, Bianco, anticipato da Coppola, rimessa laterale per i celesti dei Diavoli Rossi. I celesti di Real Poggio, non i celesti di Diavoli Rossi. Manes va via bene a Savi. Passaggio per Raimo, aggancia bene Raimo, palla fuori. Per cui è rimessa dal fondo. Savi, sale Coppola. Esce Leto e para. Caccavale, Bianco con la testa. Savi, Bianco gli ruba il pallone, Bianco passa a Raimo, forse il pallone è troppo lungo, gliela ripassa, Bianco evita in qualche modo, Savi scivola sul pallone, Bianco si rialza, Savi però il pallone va a finire a Caccavale, Caccavale una finta, passa a Raimo, pallone deviato, rimessa laterale, c'è Manes alla battuta di questo calcio. Passa adesso Raimo all'indietro per Manes. Raimo va via bene al diretto marcatore, il tiro di prima, Bianco sbaglia la coordinazione, tiro fuori. Fondo di Luca Coppola. Passa adesso, pallone in avanti, Leto controlla quest'uscita, pallone che va fuori. Caccavale di prima, Caleò stoppa bene questo pallone, Bianco, Raimo non lo fa, anzi sì, c'è il signor Ilardi che ha visto bene. Coppola lascia a Savi, accorcia Coppola a Mario, ma Savi preferisce passare a Caleò che è salito, ma Manes ha controllato bene quest'uscita. Caleò con la testa anticipa Raimo, Savi sale, passa Coppola, filtrante Coppola, il passaggio in mezzo, Caccavale anticipa Germoglio e la butta fuori in rimessa laterale. Rimessa laterale, Savi col petto, Coppola, Germoglio, Raimo controlla, Bianco possesso per la Real Poggio, Bianco al volo, Manes ancora al volo,
Germoglio col tacco contro Soda Caccavale, Bianco mette a terra, Bianco il tiro murato da Savi, rimessa laterale per la Real Poggio. Bianco, Raimo, Bianco non riesce a far salire Caccavale, forse impreparato su questo passaggio, inaspettato. Caccavale però scalcia via questo pallone. Rimessa laterale battuta, Leto! Difesa addormentata su questo tiro di Coppola, inserimento silenzioso del terzino destro. Capitano stasera, come sempre. Non l'ha toccata Caliò, l'ha toccata Manes, per cui è rimessa laterale per i Diavoli Rossi. Savi passaggio in mezzo, fondo, batte Leto in verde. Bianco, Raimo. All'indietro Raimo per Bianco, il tiro di Bianco, palla fuori. Caliò. Caliò cerca di ubriacare Manes. Coppola, vanno in due sulla stessa fascia. Bianco, Caliò va via Bianco. Palla in mezzo, Manes da terra. Si porta il pallone in calcio d'angolo. Raimo la butta via. Esce bene Leto. Bianco stoppa benissimo col tacco sinistro. Attende l'aiuto dei compagni che non c'è. Bianco costretto a fare tutto da solo. In mezzo a due. Bianco spara via il pallone in rimessa laterale per evitare il contropiede dei biancorossi. Bianco una deviazione, Leto però c'è e la blocca a terra. Manes, Leto. Non c'è il movimento dei compagni. Palla fuori. Coppola. Raimo, pallone che non arriva a Bianco. Raimo però adesso una rovesciata di Raimo. Apprezziamo tantissimo naturalmente l'impegno. Raimo corre e smentisce Mister Coppola dalla panchina. Manes, Caccavale passa a terra ma cade. Caliò passa a Savi. Coppola con le mani. Pallone che arriva a Germoglio che schiaccia a terra di testa. Ma il pallone però arriva fuori. Ah no, non è Germoglio, è Manes. Germoglio è ancora fuori. Coppola, dominio di Diavoli Rossi, qualche contrattacco da parte della Real Poggio. Contrattango però è carino. Contrattango è all'Argentina. Caliò in qualche modo contro Manes che gli ruba il pallone benissimo. Bianco, c'è Raimo! Coppola esce da terra, scalcia il pallone, forse scalcia Coppola Raimo, ma naturalmente non c'è fallo. La parata di Leto sul tiro di Savi. Caccavale evita il calcio d'angolo. Esce Caccavale, entra Germoglio. Caliò supera il centrocampo, Raimo lo ferma, Germoglio si coordina al tiro centrale, parata di Leto, palla per Germoglio, controlla col sinistro, costretto ad indietreggiare Germoglio.
Leto, palla bassa per Germoglio. Con l'ingresso di Germoglio sembra che la Real Poggio possa governare un po' più il pallone. Raimo rallenta il gioco, Bianco appunto per Germoglio, spostato sulla destra, si accentra, Manes evita Germoglio, pallone per Raimo, bellissimo il controllo, non c'è fallo qui. Germoglio contro Manes, il tiro di Germoglio, la parata di piede di Dante Leto. Coppola, la parata di Dante. Bianco, Germoglio sale ma non riesce ad agganciare il pallone, si arrabbia Germoglio. Savì, Mario Coppola, di prima Manes, con... buono il passaggio di prima di Bianco per Raimo, Coppola la para. Raimo, Bianco, velo per Germoglio, il sinistro, palla alta sopra l'incrocio dei pali. Germoglio per Coppola col sinistro, palla alta. Germoglio, Manes, Bianco, Manes, Germoglio all'indietro, controlla col destro per Leto, pallone in avanti, Caleo la prende di testa, quindi palla fuori. Bianco, Raimo per Bianco che sale, Mario Coppola per questo contropiede, 2 contro 2, Mario Coppola per Germoglio e il tiro di Germoglio, palla alta. Quanti tempo è uscito? 2. Bianco sbaglia il passaggio, Caleolo intercetta, Caleo col sinistro, palla alta. Bianco riceve palla dal portiere dopo il fondo, Bianco però si lamenta perché nessuno gli va incontro, lo fa adesso Germoglio, il pallone non è uscito, deviazione. Bianco, Leto chiedo scusa, pallone in avanti, non c'è nessuno per questo possesso. Caleo, palla per Coppola, perfetto questo passaggio di Caleo. Raimo, passaggio intercettato da Caleo. Savì, passaggio per Coppola. Leto salva tutto, salva il parziale, rimessa laterale. La Real Poggio però adesso si sta facendo schiacciare dai Diavoli Rossi, che con lentezza riescono sempre ad arrivare alla porta avversaria. Passaggio al bacio di Bianco, Germoglio, palo interno e il gol di Capitan Germoglio, 4-3, dalla carica Germoglio, passaggio perfetto di Guido Bianco. Si arrabbiano i due ma c'è la carica della partita, la verve di una partita che si potrebbe recuperare. Quanto stanno? 5-3, non 4-3. 5-3 per? I biancorossi, Colucci. Okay. Perché fai la disattenta? 5-3. Coppola, Germoglio, cambio lato, il tiro, palla fuori. 5-3, ho sbagliato io. Raimo, salta Caleo, ma no, anzi no, non si fa saltare. Raimo ritorna, lo contrasta, rimessa laterale. Rimessa laterale dei Diavoli Rossi, si ribatte. Savì, Coppola, no, non è Savì, è Germoglio. Savì, Coppola, adesso Leto, Germoglio, Bianco, Raimo non riesce ad agganciare, Coppola dall'altro lato, Manes anticipa Mario Coppola, Manes rasoterra, Bianco, pallone fuori. Sto seguendo il pallone, pensavo che arrivasse qualcuno. No. Coppola,
passaggio lungo di Savi, Mario Coppola costretto ad indietreggiare contro Manes, il passaggio per Germoglio, Germoglio col destro, palla a destra, parata di Leto, palla fuori, ancora 5-3 il punteggio, Manes, Manes non la fa uscire, anzi sì, Manes distratto in questo frangente. Coppola, palla altissima, Leto, una finta, Germoglio, passaggio sbagliato, Coppola intercetta, Germoglio, il tiro, la parata di Leto, pallone per i Diavoli Rossi, Savi centralmente, Manes intercetta questo passaggio ma Germoglio ritorna, Manes lo contrasta bene, Raimo non riesce a far passare il pallone per Bianco, Germoglio ma Caleolo anticipa, Germoglio col sinistro, con calma, Bucaleto, 6-3. Raimo esce e si toglie la maglia, entra Caccavale. Caccavale. Germoglio. Coppola lo anticipa. Germoglio evita Bianco. Germoglio il passaggio, il palo di Savi. Contropiede. Bianco, dall'altro lato c'è Germoglio, il passaggio di Germoglio, la rete col destro, tripletta di Germoglio, 6-4, il punteggio. Oh. 6-4, Savi, Coppola, Caleò. Di prima Germoglio per Coppola che controlla gol con la testa e prima gol, poi gol destro. Bianco. Il tiro di Bianco Coppola. C'è un fallo di mano, quindi è calcio di rigore. Andiamolo a seguire. Sanolango. Batte Bianco. Bianco contro Coppola. La rincorsa di Bianco. Il tiro di Bianco alla rete! 6-5. Riaperta la partita. Adesso Raimo vuole rientrare. Prima voleva uscire, abbiamo sentito, con sì, la maglia, voleva proprio uscire, voleva farsi la doccia. Esce Manes, entra Raimo. Savi. Germoglio, Savi. Caccavale capisce tutto, la devia fuori. Coppola, Savi, Caleò, non lo so Fulvio, Germoglio passaggio uno look, Raimo, Raimo il passaggio a Germoglio, 3 contro 2, Germoglio contrastato da Savi, Caccavale, Germoglio ancora, Germoglio perde il possesso, Germoglio il palo, un altro palo in questa partita, rimessa dal fondo, Leto, rimessa laterale, rimessa laterale, non è rimessa dal fondo, per cui Caccavale si occupa di questa battuta, passa a Raimo, va via bene a Savi che però ritorna,
e devia in rimessa laterale questo pallone. Bianco all'indietro per Leto. Leto controlla, si porta un po' il pallone per il rilancio lungo, lo fa adesso, il pallone però non arriva a Germoglio, il pallone è già uscito. Calio, palla lunga, Raimo, Leto esce, lo fa adesso con i piedi. Raimo si accerta che il portiere ritorni tra i pali. Germoglio, pallone per Coppola, pallone uscito, quindi è calcio d'angolo. Germoglio, pallone che sfiora il palo alla destra di Leto, per cui è rimessa dal fondo. Batte proprio il portiere. Caccavale anticipato da Germoglio, ritorna Caccavale, buono il contrasto, Raimo lascia Bianco, Bianco sale, supera il centrocampo, contrastato da Caleò, Germoglio laterale per i celesti. Caleò con esperienza rallenta la prosecuzione del gioco. Germoglio lascia Bianco, Germoglio cerca il tiro, raso terra, Raimo non lo capisce, Bianco si arrabbia. Uno qua. Sì. Germoglio. Sì. Coppola. No. Da lontano. Coppola. Esce Leto con i piedi. Auto. È gol di... No, non è autogol. Ha presa la schiena di Germoglio Savì. Non ho capito bene. Credo Savì. Gol fortunoso. Molto fortunoso, Manes. Peccato, dai, è ancora recuperabile. Ancora recuperabile questa partita. 7-5 il parziale. Bianco, la rincorsa indica che vuole provare il tiro, murato da Savì. A Gianni, vai, su Gianni veloce. Raimo. Guarda Gianni. Contrastato da Germoglio che tira, viene parato da... Dante. Caccavale laterale per i Diavoli Rossi. Nessuno sa quanto manca? Gli dirà l'arbitro. 4 minuti. Bianco. Caleò. Non c'è fallo. Germoglio fa sedere a terra Dante. 8-6. Vogliono andare via. Inspiegabilmente però. C'è una finale da giocare, si gioca ancora naturalmente. Bianco, ancora murato da Savì. Contropiede il solo Caccavale a difendere, Germoglio 9-6, dilagano i Diavoli Rossi negli ultimi minuti di gioco. Dalla la coppa i Diavoli Rossi dopo. No, io no. No, dalla tu perché siamo no. Fabiana deve fare le foto, io devo fare il video, tipo così. La do io. Fammi sta gentilezza. Quando finisce la partita. No, questa la devono dare loro che hanno vinto il girone. Manes con quasi rassegnazione, sconforto, tira alto sopra la traversa. Caccavale non riesce ad anticipare Germoglio che si coordina al tiro, però andiamo, sediamoci al canto a Capitan Germoglio, eccoci qua. Capitano, ma cosa che non è funzionato? Ormai il parziale di 3 gol, il risultato è quasi... Siamo più di 20 anni di differenza, dai. Però avete retto più che bene. Sì, una bella partita, ci stiamo divertendo. L'importante è che ci divertiamo. Una ottima conclusione di questa prima edizione del Crone. Manes non la fa uscire, ha provato il tiro, palla che va fuori. Caleò, Bianco col destro, la scalcia addosso a Caleò. La veloce. Messa laterale, battuta
Manes. Manes preferisce salire piuttosto che passarla. Manes si porta il pallone fuori. Caleo, bianco, sì, insomma, si chiede il perché. Pallone uscito, rimessa laterale. Squadre lente, ritmo lento. La partita sta per finire. Raimo, la conclusione, Murata, bianco. Raimo, non è gol, un fallo assurdo. Quasi assurdo. Ci vuole il prete. Il suggerimento di Capitan Germoglio, questo doppio palo di Raimo, porta stregata. Coppola, il lancio lungo, Leto la prende e la mette a terra, controlla con i piedi per Bianco. Bianco controlla. Caccavale non sale, Raimo in qualche modo, Caleò contrasta. Partita finita, vincono i Diavoli Rossi. Adesso stoppiamo la telecamera e consegniamo la coppa. Complimenti generali tra le squadre. Mario, Mario, no, intervista a te che sei il capitano. Avete retto contro la squadra di vecchietti, però si sono fatti valere i vecchietti. Vanno bene, molto bene, devo dire la verità. Abbiamo sofferto. Abbiamo fatto tanto. Il Bomber Germoglio voleva dire due parole. Bomber Germoglio, Germoglio, vieni. Bomber, vieni. Mi richiedi la telecamera, Luca, Luca, vieni pure tu. Vieni, vieni pure tu. Ragazzi, un'intervista, un commento finale a questo. Lui è acculturato, può parlare. Lui è acculturato, può parlare. Va via. Ne ha facoltà. Caleo ha già parlato. Ne ha facoltà. Savi. Luca, parla tu che sei il più diplomatico del gruppo, avete condotto alla vittoria la squadra, doppia coppa stasera, insomma una buona conclusione di questo torneo, un ottimo torneo ragazzi, quest'anno. Sì, una bella soddisfazione alla fine vincere. Complimenti portiere, complimenti. Dai, vieni, la coppa è tua, bravo. Dai. La coppa è dei Diavoli Rossi. Posso dire una cosa, è stata la squadra più giovane, è stata la migliore del torneo, questa è un'esperienza. Ovviamente la forza che ho fatto tre gol a portiere. Perfetta conclusione di questo torneo ben riuscito. E si chiude qui una foto di squadra con la coppa. Senza Germoglio. Che brutta scena senza Germoglio. Vieni qua. Che sei la videocamera, non è la macchina fotografica. Ok. Anche lui, questo è il nuovo acquisto. Aspetta. Per mantenere l'età media giovane, diciamo. Complimenti ai ragazzi dei Diavoli Rossi. Si ferma qui la videocamera e si ferma qui la prima edizione del Crone Tournament.